Amici e amiche di Player Inside, bentornati alle consuete e immancabili news della settimana e partiamo subito con la sigla. Queste news partono con dei ringraziamenti a voi ovviamente per l'accoglienza ai video su PS5 Pro. Abbiamo discusso dell'argomento, ci sono state anche reaction a caldo che avete potuto gustarvi sui nostri social, in particolare su Instagram, e attenzione, seguiteci anche su Instagram, ci trovate come Player Inside, perché ci saranno dei reel particolarmente interessanti, alcuni divertenti, altri stupidi. Comunque, l'argomento PS5 Pro non si è mica esaurito con quei video che abbiamo fatto, perché poi ci sono stati degli sviluppi non del tutto positivi, ma ce lo aspettavamo. Perché mentre ci saranno dei giochi ottimizzati e quindi in versione enhanced, se così vogliamo dire, per PS5 Pro, tra cui tanti first party già esistenti, e a tal proposito abbiamo parlato della scontatezza di alcune affermazioni da parte di Sony che ci ha mostrato The Last of Us Parte 2 Remastered come gioco ottimizzato, che partirebbe un grazie arcade. E tra questi giochi ottimizzati ci sarà, sostiene Ubisoft, sempre in prima fila quando si tratta di arrivare sulle nuove piattaforme, anche quelle fallimentari. Ricordiamo Nokia Engage su tutti, per esempio, Assassin's Creed Shadows sarà ottimizzato per PS5 Pro e quindi avrà la dicitura ottimizzato per PS5 Pro o qualcosa di simile. Ma secondo Tom Warren, solitamente attendibile giornalista di The Verge, non tutti i giochi saranno ottimizzati per PS5 Pro. E nella fattispecie non tutti i giochi gireranno a 60 fps. Ci saranno giochi che aumenteranno la risoluzione a parità di frame rate, ci saranno altri titoli che potranno attivare effetti di ray tracing a parità di frame rate ed altri che appunto aumenteranno i fotogrammi passando da 30 a 60. Ma sostanzialmente, sostiene Tom Warren, non sarà obbligatorio raggiungere 60 fps per ottenere la certificazione PS5 Pro Enhanced, cioè ci dovrà essere almeno una di queste condizioni. Ma GTA 6, che è il gioco che per il momento viene associato maggiormente a questa voglia da parte di Sony di accedere a una versione Pro di PlayStation 5. Girerà a 4K e 60 fps su PS5 Pro? Beh, secondo Digital Foundry, no. Questo perché molto probabilmente, essendo GTA 6 un gioco molto complesso, su PS5 standard girerà a 30 fps. E siccome PS5 Pro utilizzerà la stessa identica CPU di PS5 standard, tutto questo dipenderà quindi dalla CPU, pertanto non cambierà poi di molto la solfa. Sostiene sempre Digital Foundry, la qualità delle immagini molto probabilmente su PS5 Pro sarà superiore, ma il frame rate sarà simile, se non identico, a quello della console standard. Non lo so ragazzi, al di là del chiacchiericcio che si fa per ogni cosa, io avevo trovato utilità persino in PlayStation Portal, ma in PlayStation 5 Pro, onestamente, io stesso, che sono uno che compra qualsiasi cosa, non riesco a trovare una vera utilità, cioè qualcosa che mi motivi ad acquistare PlayStation 5 Pro, se non il fatto di volere tutte le piattaforme anche solo per collezionismo. Ma per collezionismo, se permettete, me la prenderò quando costerà 100 euro nel 2039, per dire. Ma un'altra cosa che sta facendo tanto discutere è il fatto che il lettore ottico per i dischi, sostanzialmente, per PS5 Pro, ma anche per PS5 standard, sta vendendo tantissimo ed è tra i primi posti nelle classifiche di vendita di Amazon. Questo potrebbe voler dire due cose: da un lato che PS5 Pro, in barba a tutto quello che abbiamo detto in questi giorni, venderà comunque molto bene, perché PlayStation 5 è comunque PlayStation 5 e i sonari comprano qualsiasi cosa e pertanto stanno già portandosi avanti prenotando il loro lettore disco. Oppure potrebbe voler dire anche che in previsione dell'uscita di PS5 Pro magari tanti che ancora hanno esitato ad acquistare il lettore disco per la loro PS5 standard slim, che non ce l'aveva, probabilmente pensando ad uno shortage, cioè ad una carenza poi di lettore disco quando PS5 Pro uscirà fra ormai 2 mesi, se lo sono portato a casa adesso perché magari ce l'avevano nel carrello da tempo, ma per la loro PS5 standard slim, chi lo sa. Il fatto è che possiamo stare qui a parlare di quanto valga PS5 Pro, quanto sia utile PS5 Pro, di vendite o di non vendite, ma la stessa Digital Foundry sostiene che PS5 Pro è un prodotto per utenti entusiasti dell'ecosistema PlayStation, ma che potrebbe rischiare di non piacere proprio a questi entusiasti dell'ecosistema PlayStation. Innanzitutto perché non ha il lettore disco e solitamente, sostiene Digital Foundry, questi utenti entusiasti sono anche collezionisti del feticcio fisico e pertanto si
si ritroverebbero a dover acquistare un lettore a parte, tanto più che ormai è speso 800 euro. Dall'altro lato, proprio perché effettivamente i miglioramenti non sembrerebbero essere così netti. Tanto che alcuni utenti hanno fatto notare delle differenze, delle ombre tra la versione PS5 Fidelity e la versione PS5 Pro di Spider-Man 2, che sembrano essere inferiori nella versione PS5 Pro. Per la serie, sì, PS5 Pro in effetti avrà un framerate migliore per i giochi ottimizzati e neanche per tutti, avrà una risoluzione più importante, in generale sarà più ottimizzato grazie alla Spectral Super Resolution, ma comunque ci sarà sempre qualche compromesso. L'intero staff di Annapurna Interactive, publisher di molti titoli AA e minori di qualità, si è dimesso, lasciando totalmente vuota l'azienda. Ciò è avvenuto a seguito delle trattative fallite tra il presidente di Annapurna, Nathan Gehry, e la figlia del miliardario fondatore, Allison, al fine di rendere indipendente la divisione videoludica dell'azienda. Dopo il rifiuto di Allison, Gehry si è dimesso e lo ha seguito tutto il resto dello staff. Ovviamente tutti i team di sviluppo partner di Annapurna con progetti attivi sono caduti nel caos, temendo il peggio per il loro futuro. Ma la Allison ha chiarito che farà di tutto per proteggerli e che tutti i giochi annunciati rimarranno sempre sotto Annapurna. È subito stato designato un nuovo presidente, Sanchez, che man mano starebbe formando un nuovo staff. Una situazione per nulla semplice, speriamo che i giochi sotto Annapurna vengano davvero preservati e che il team dimesso possa trovare una nuova collocazione. Stando a una comunicazione interna di Phil Spencer, Microsoft si starebbe apprestando a licenziare altre 650 persone. Non si tratta di sviluppatori, ma di quasi tutte posizioni corporative derivanti probabilmente dall'acquisizione Activision Blizzard, che ha creato diversi ruoli sovrapposti. Spencer nella sua comunicazione assicura che ci saranno buoni uscita con assicurazione, liquidazione e servizi di ricollocazione, e che questa manovra non avrà impatto sullo sviluppo di giochi o sui team di sviluppo. Ma sono pur sempre 650 persone che vanno a casa e non è sicuramente una buona notizia. Tra l'altro, stando al giornalista Tom Warren, sembra che Microsoft, in occasione di questi licenziamenti, stia silenziando i suoi social per evitare gaffe come quelle dell'altra volta. Vi ricordate quando dopo i licenziamenti di maggio aveva pubblicizzato un nuovo controller con lo slogan Fire, che vuol dire fuoco ma anche licenziare, e poi senti come brucia? Sì, forse è meglio silenziare, va? Ne abbiamo parlato tempo fa nelle news della settimana, ma anche recentemente in una top sul secondo canale, ma se sciaguratamente non ci seguite sul secondo canale, allora forse non sapete che Ubisoft ha revocato la licenza del primo dei Crew ai giocatori, rendendolo inaccessibile a tutti coloro che lo hanno regolarmente acquistato, creando un precedente pericoloso per la preservazione dei videogiochi. Fortunatamente però sembra che l'azienda francese abbia capito di aver fatto una cosa che non doveva fare, quindi ha realizzato una modalità offline per The Crew 2 e Motorfest e ha promesso che quindi questa mossa pessima non sarà più attuata con questa serie. Bravi, e non fatelo più proprio! Nonostante i voti altissimi e l'innegabile qualità, Astrobot non riesce a debuttare in cima alle classifiche di vendita giapponesi, superato abbondantemente da Touhou Danmaku Kagura, Phantasia Lost per Nintendo Switch. Tra l'altro Astrobot è l'unico gioco PS5 in classifica, dominata interamente da Nintendo Switch. Infatti PS5 non riesce a vendere più di 10.000 console in una settimana in Giappone, faticando molto rispetto al passato. Insomma, sembra che il Giappone si stia spostando sempre di più verso le portatili, abbandonando la classica console da casa, o quantomeno queste non offrono abbastanza per il loro palato. Minecraft è uno dei giochi più venduti di sempre, anche unico nel suo genere. Sì, ci sono stati dei cloni, anche di successo in alcuni casi, ma Minecraft rimane insuperato. Ebbene, sembra che sia in arrivo un concorrente che si intitola Reforge ed è sempre sviluppato da un team che ha lavorato su Minecraft. Nello specifico si tratta di 4J Studios, che si è occupato dei porting su console. Si tratta quindi sempre di un sandbox open world in cui bisogna sopravvivere e costruire mondi voxel generati procedurali. Naturalmente, non c'è ancora una data d'uscita. Svelati i giochi che si aggiungeranno al PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di settembre. Si tratta di The Plucky Squire al suo Day One, Under the Waves, Night in the Woods, Chernobylite, Wildcard Football, Space Engineers, Road 96, Ben 10 e Far Cry 5. E solo per gli abbonati Premium, Pistol Whip per PSVR2, Secret Agent Clank, Sky Gunner e Mr. Mosquito. E adesso passiamo alla sottorubrica delle news della settimana preferita da tutti, ma in particolare da quelli che hanno già prenotato PlayStation 5. Però news a raffica. Come
Concord è fallito in malo modo e lo sappiamo, però proprio adesso, guarda un po' con uno strano tempismo, sono apparsi dei gadget e abbigliamento a tema su PlayStation Gear. Sì, lo so ragazzi, il mondo è strano, non ci capisco più un c***o neanche io, ma mi sono arreso. Bloodborne arriva una specie di remastered ad opera di un fan su PC. Si tratta di un progetto amatoriale da parte del modder FromSoftServe. E non è che sia proprio una remaster, ma in pratica lui ha messo insieme i vari upgrade grafici per il gioco per costruire pezzo per pezzo una versione rimasterizzata del gioco di From Software, con rielaborazione degli sfondi, del cielo, delle texture migliorate, migliori ombre e tanto altro. Neanche io ci ho capito un cazzo, però sembra un lavoro molto appassionato, se non altro, sì, anche perché non possiamo fare affidamento su Sony per Bloodborne, visto che sono impegnate con cose che non interessano. Un ex presidente di Sony, Chris Deering, ha invitato tutti i vari licenziati dell'industria del videogioco, che ultimamente sono tantissimi, a fare altri lavori per circa un anno in attesa di nuova occupazione nel settore, come per esempio dedicarsi a Uber o addirittura andare a vivere al mare per un anno. Ma che vedrei, licenziati senza soldi, andate al mare per un anno, con quali soldi? Che il mare non è che si paga, andate proprio dentro il mare per un anno, ci sta, danno da. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana senza alcun particolare motivo, vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci accordato la vostra gradita, graditissima preferenza. Vi rimandiamo all'appuntamento di domani con Contro News alle 21 in live come ogni lunedì sera, e ciao!